Cosa hai rotto tu? Perché? Hai sempre che fai danno, sei il motivo per cui si dice mai una gioia. È lui. Allora, tutte le persone del mondo. Questo lo faccio io, questo lo devo fare io. È il tuo lavoro, scusa, infatti. Sì, scusa. Infatti. Ma noi siamo qui per essere stupidi? O perché dalla popolazione? Io sono senza parole. Io facciamo un censimento. Così che volevo fare una cosa carina. Certo, una battuta volevi fare. Questa è la faccia dell'essere peggiore del mondo. Che battuta! Che risate! Cioè, ridiamo tutti insieme, terribile. Cioè, voi due insieme, mettetevi vicini. Ecco, questa cosa qua è il motivo per cui si dice mai una gioia. È proprio la ragione personificata del motivo per cui tutte le persone dicono mai una gioia nella mia vita. Adesso voi due, allora, andatevene via immediatamente nel vostro posto, perché dobbiamo iniziare. Fai tua sorella, vai! Porca mia sorella è già! Mia sorella è già, ma che lingua? È già! Mi hai detto vai, è già andata. Ciao! Ok, va bene! Non ho capito, ma va bene! Ma non hai detto neanche il tema! Cosa dobbiamo andare? Sono perplesso da quello che dice Fei. Io infatti! Che roba, comunque. Non pensarci, che boomer! Vai. Cioè, un giorno o l'altro ne esce con la ricetta della torta della non. Vabbè, diciamo, la sfida di oggi è casa Lion infetto, quindi dell'epidemia, contro casa Anna infetta. Quindi con massima attenzione. Ecco, allora andate, forza, e si dà inizio alle danze, ok? Cos'è? È la mia tromba dell'inizio. La tromba dell'inizio, ok? Mi raccomando. Me ne procurerò una anch'io. Sì, non fate come l'ultima volta, che non avete finito dopo 6 ore. Quel vulcano era bellissimo, sì, abbiamo finito il tempo, ha pure eruttato, è stato fantastico. Ciao. Chi è che ha dato una botta? Chi ha dato una botta? Qualcuno ha dato una botta. Sei stata te. Sei stata sicura. Lei ha versiorato con il dito la griglia. Ma del Feri, scusate, Feri è stupida oggi. Aspettate un attimo che la facciamo ripigliare. Feri, nei video forse devi stare continuamente a fare così per 3 ore di fila. Devi farlo per 3 ore di fila questo manfrinamento qua. Sì. O magari la finiamo. No. Cioè, una botta che si fastidio. Oh, è veramente. Mi sono offesa. Porca è la sorella di Pippo. Cioè, ne è venuta fuori da Pippo questa qua. Come si chiama? Clarabella. No, si chiama Pippa. Adesso iniziamo. Vabbè, ciao, Marado, ciao. Che cosa fastidiosa. Feri, va via. Guarda, io non lo so. Cioè, tu a volte. Anch'io lo so. Proprio. Io a volte mi arrabbio con te. Tu adesso, vedendo Feri, puoi renderti conto di quando tu mi dai fastidio. Sì, capisco, ma infatti. Lo capisci, cioè, no? Meglio che non esistivo allora. Non esisti? Cosa stai. Ecco, non vabbè, esistevo. Subito. Ale, ti sei messo a sostituirla. Certo, cosa facciamo? Stiamo 3 minuti in tranquillità. Certo, cos'è? Sarebbe troppo allora, brutto. Sì. La nostra idea qual è? Sì, allora adesso ti spiego. Prima di tutto, parto un po', perché altrimenti poi dopo, sto a aspettare a te, non concludiamo niente. Comunque, sono un po' arrabbiato, non è che stiamo partendo proprio benissimo. Niente fatto, niente. Cioè, tu non hai visto. Non hai visto niente. A me sembrava di aver visto qualcuno. No, resetta il cervello. Non ho visto niente. Quindi tu non hai appena messo un blocchettino lì. No. Ok, meno male, perché sarebbe stato veramente stupido. Sì, ma infatti, cioè, ma chi lo potrebbe mai fare? Pensi se l'avessi fatto, che scemo che saresti stato, però. Ma invece non l'hai fatto. Non l'ho fatto. Meno male, va bene, dai. Quindi oggi noi dobbiamo fare questa specie di casa a tema mio dell'infezione. Però io nella serie dell'epidemia non sono infetto per ora, speriamo di non esserlo mai. Però no, mai. A giudicare da come vanno le cose anche là, mi sa che prima o poi mi tocca pure prima a me. Prima o poi tutti, da tutti. Lasciamo perdere, però mi facciamo infetto lo stesso, perché se no non rende, capito? Quindi andiamo avanti nel tempo. E io mi avevo già preso questo blocchettino magico. Però non l'hai messo, fortunatamente. No, meno male. Quindi adesso facciamo una base. Mi raccomando, non esagerare, devi fare. Cioè, deve essere. Non deve essere soltanto la mia testa, ok? Deve essere anche. Ci deve essere uno stile, capito? Quindi deve essere in un certo senso strutturata. Una casa testa stilosa. Bravo, non avrei saputo dirlo meglio. Sì, meno male che ci sei te al mio fianco. Io ti volevo fare anche quel colletto bellissimo che c'hai sulla skin, posso farlo? Beh, è un po' difficile, però. No. Perché io volevo fare. Però è una bella idea, È una bella idea. Occupa solo due blocchetti così, cioè voglio dire, non è tanto. Però non occuposo, devi borbottare, secondo me, perché no, se lo fa mai. Ma è brutto, molto brutto. Va bene, allora fallo e io nel frattempo mi dedico a una sorta di tipo, capito, perché un recintino, vedo. Certo, perché bravo, perché durante l'infezione, no, poi dopo ho anche un'idea bellissima. Facciamo che fuori, però questo ce lo teniamo all'ultimo, altrimenti ce lo ricopiano. Praticamente fuori mettiamo tutti gli infetti che stanno cercando di entrare. Bellissimo.
sarà epico, li mettiamo proprio sul bordino, proprio intorno, sarà una cosa veramente fenomenale. Tu è stai molto a fare qualcosa. Bravo. Io sto facendo il collettino. Sì, sì. E non e dici niente. Praticamente. Ok, no, ti no. sei addormentato. Ok. Allora Alex, adesso suona la sveglia. Vuoi un buongiorno, un come si chiama? Buongiorno principessa. Bravo, buongiorno principessa. Grazie. Allora, se non sei sveglio, io ti tiro una bomba nucleare sopra casa, vedi come ti svegli. Quindi, principessa, sei sveglio? Sì! Oh, e allora di qualcosa riguardo quello che stai facendo prima che l'Ionio diventi adesso, guarda, furibondo. Sto facendo questa parte della faccia, che è la parte anteriore, quella davanti. Quando chiedo ad Alex di descrivere quello che viene fuori, boh, io non. Voi avete capito, perché non so, secondo me non è normale questa cosa comunque che succede tutte le volte, Alex. Cioè, ma dimmi, ma esprimimi qualcosa di bello! Dai! Allora, dobbiamo fare anche i capelli, no? Ah. Non li facciamo i capelli? È certo o che li facciamo. Quando sei pelato. Non so. Dai, oggi, mi stai provocando apposta. Non è possibile che tu sia così imbecille. Dai, non l'avrei fatto. No, beh, per forza. Allora, adesso ti do un'ultima possibilità. Descrivi bene quello che stai facendo. Forza, dai. Stiamo facendo la testa verde dell'infetto. Perché sei infetto. Bravo, quindi? Adesso bisogna finire la testa, chiuderla e poi facciamo l'interiore della testa. No, non voglio più giocare. Vado no, con no, loro. Come no? Vado con loro. Gioco no, con non loro. Puoi, non puoi. No, no, non si cambia mai sponda. Ma perché da questa sponda ci sei tu ed è brutto. Ma la squadra vincente non si cambia. Da te si dice sta cosa? Sì, sì, si dice. Però dipende. Cioè, se nella squadra vincente si sta male, si vive male. Cioè, no? Secondo me vale la pena cambiare. Non pensi anche secondo tu? Secondo me no, perché se si vince, si vince. L'importante è quello. No, non è vero. Ci sono tante cose che contano. Non puoi basarti solo sulla vittoria. Cioè, devi anche contare, per esempio, i compagni di squadra. Imparare dalla sconfitta. No, però i compagni di squadra, se i tuoi compagni di squadra sono dei raccapriccianti figli del demonio, allora magari forse tipo è il caso me? Tu non rimani. Beh, a volte sì. Allora dai, cerchiamo di lavorare di insieme, ok? Cerchiamo di rendere questo posto decente. Allora, cosa mettiamo all'interno? Secondo me deve essere qualcosa di... Metti c'è quel blocchino con la cosa del simbolo radioattivo? Sì, mi pare. Sì, e ce l'abbiamo. È bello da mettere Bravo, dentro. vedi che quando ti impegni sei un genio, vedi? Io ti... Grazie, onestamente. Io ti do, proprio ti tengo per questi motivi. Ho messo anche una culla. E tu dirai, a cosa serve? E perché? Adesso te lo spiego. Allora, ti faccio capire. A volte... Io ti dico che tu sei un po' tipo il figlio della stirpe del demonio, no? Tutte queste cose all'apparenza cattive, ma in realtà riservano molto amore. Quindi praticamente perché io ho messo qua una culla? Questa qui è perché quando tu metti delle radiazioni, no? Quindi viene fuori anche, no, la progenie, tutta questa roba. Un po' raccapricciante questo discorso, però, capito? Praticamente quello lì è la culla per un figlio zombie, capito? Un bambino zombie. Come, perché ci devono essere anche i bambini zombie, no? In un mondo di apocalisse ci devono essere. Vabbè, sì. Grandi e piccini. È brutta questa cosa che ho detto, no? Un pochetto. È abbastanza. Però va bene, no? Cioè, la verità è la cruda verità. La verità brucia. Alla fine. Questo è come chi tradisce non ferisce, eh? Sì. Cioè abbiamo l'episodio 2. Episodio 2, parte 2. Ok. Io ho messo qua un set di chimica perché questo qua è molto bello. Qua si fanno gli esperimenti con le robe tossiche, no? Degli zombie. Metto anche uno sgabellino perché ci sta bene, secondo me, qualcosa. Oh, ma tu stai procedendo troppo veloce, guarda, però. Sto facendo anche un pochino gli occhialetti tuoi. Fammi un po' vedere, fatti vedere in Ma non devi fare così, stai sbagliando. Come no? No, adesso togli tutto. Hai fatto tutto senza che io volesse. Cioè, ma ti sembra? Non Alex! Ho fatto niente, No, non voglio giocare più, andiamo con loro. La mettevo? Non ce la faccio più. No. Che succede? Alex, io stavo facendo una cosa, mi giro e l'imbecille aveva finito, praticamente. Finito? Ma come? Stava facendo tutto da solo senza dire niente. Poi una schifezza totale. Questo cos'è? Questo sono io, questa roba qua? Ti sembra che io sia così? Sì. A me sembra allora che tu sia uguale identico verde, a uno scorfano verde. Morto schiacciato al ciglio della strada. Cioè, non è possibile. Non è possibile. E lui stava andando avanti da solo, voleva finirlo. Era lì lì quasi per finirlo. Ma che è tipo convintissimo. Cioè, che schifo fai? Mancava. No, basta, tanto. Non voglio più giocare con lui. Chi se lo piglia? Ve lo pigliate voi? Mi dispiace, ma noi siamo già siamo al completo. Siete al completo, perché c'è Feri che è un bot, quindi giustamente non è che Vabbè, basta. C'è spazio. Già ce l'hai con me. Basta. Io mi sono offesa, basta. Non è vero che ti sei offesa, ti piace quando ti dicono le cose brutte. Ma in realtà non penso che a qualcuno piaccia quando dicono le offese. A me mi ha insegnato così.
vedi? Ad Alex piace. Ad Alex ha detto che gli piace. Quindi Feri non puoi fare la stravagante. Bot. Guardala, guardala, è lì fermo. Guarda, un bot. Basta! Ma ve ne andate via! Io boh. Cioè, invasori. Va bene, va bene. Noi, cioè, invasori. Andiamo, sì. È colpa tua. Invasori. Oh, comunque queste sfide di casa sono un campo di battaglia, eh. Guarda che è terribile. Io guardo veramente. È pazzesco, è pazzesco. È pazzesco perché, ma è normale, perché se è una sfida, deve esserci dell'astio, no? Altrimenti che sfida Beh, è? Beh, certamente, no, dell'astio. Certo. Via! Tu e il tuo astio, anche perché tu sei venuto qui che volevi vendere il tuo compagno. Sì, infatti, perché volevo regalarlo, in verità, volevo abbandonarlo. Ah, però regalarlo. Beh, non è che sei tanto simpatico e utile oggi, eh. Però no, secondo me qualcuno si comprerebbe. Va bene, allora ti mettiamo in vendita, ci pensiamo dopo. Un salutone, sì, qua... un salutone. Sì, baci e abbracci, eh? Ciao. Feri, se vuoi, aspetta, devo lasciare un regalino perché un attimino. Feri? Sì, una cosina, giusto per farmi perdonare. No, è una cosa piacevole. Feri, un tronco, così lo puoi rosicchiare, visto che sembra che ne hai bisogno, no, eh? No, io basta, non puoi ti parlo rosicarlo più. Un pochetto, no, non ti parlo più. Ciao, 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 andiamo. L'ho capita, ciao. Sì, io l'ho capita. Bravo Alex, sì, noi sì che siamo. Oh, sta venendo una schifezza sta casa ed è colpa tua, perché te ti metti a costruire senza dire nulla. Ti sembra che puoi farlo? Scusa. No. E allora, ogni volta, ti dico la stessa cosa ogni volta, te mi giro e è finito. Ma scusa. Adesso te lo dico quello che faccio. Oddio, mi mancava il piatto. Hai parlato troppo, poverino. Sì, dai, forza, dai. Voglio fare gli occhiali che c'hai sopra, okay. Però. Ma sei sicuro che Alex, gli occhi a me non mi sembrano giusti, cioè, sono troppo distanziati, sembro imbecille. Vedi che avevi sbagliato tutto. Lo allora vedi? Allora facciamo così. Così è storto. Scusa, ma cosa stai combinando? Ma che schifezza ma è sta roba? Li vuoi avvicinare così? È meglio, secondo me. No, è un cretino ancora di più. Ma cosa hai fatto? E allora vanno allontanati. Ma allontanati è sbagliato lo stesso. Ma perché qua c'è una cosa di dispari e tu sai fare la testa? Non è colpa mia. Sì, ho capito, ma scusa. Che nervoso, allora. Falli bene, sti occhi. Così. Uno ne ho. Beh. Allora li facciamo quadrati, dammi il bianco, cosa stai usando? È concreto. È vero, tieni il concreto. Vedi che tu fai... Allora, c'ho ragione. Allora, anche quelli di voi che dicono, Lion, però, ogni volta dice ad Alex di non fare le cose. Ma vedi che c'ho ragione, poi fa le schifezze e poi gliele devo correggere io. Mannaggia Pippo, dai. Ma non ci ho pensato. Fa schifo lo stesso, Meglio di prima, ma non è che è bello. Cioè, non capisco come... Non sembri te. Magari però continuandolo può essere che migliora. Che dici? Vuoi continuare? Facciamo gli occhiali. Andiamo avanti. Sì. Non che Anna sembra lei, cioè è un po' stravagante anche lei. Forse sai cosa dobbiamo fare. No, vabbè, fai gli occhiali. Facciamo un colore diverso, allora, li faccio sempre blu. Io prendo il materiale per fare l'interno dell'occhiale, perfetto, ok, perfetto. Che secondo me perfetto. Ci vuole qualcosa di evidente, perché non va bene il... Secondo me non va bene il coso, il vetro, perché deve essere molto più... Capito? Sì. No? Sì. Certo, cosa ho detto? Ovviamente non ho capito. Ma quando mai? Perché io ne avevo dubbi. Secondo te? Guarda un po', dai, meglio. Bellissimo. Secondo me questo è molto un verde bellissimo. Poi davanti molto ci possiamo luccicante. Mettere, forse anche del vetro per fare. Ma secondo me è carino anche così, Finisci, fai i capelli, così ci rendiamo conto se è venuta bene o no. Perché secondo me è da lì che si capisce se... Ma ti ho insegnato di parlare, dire ok io. A monosillabi no. No, perché, non so, qua facciamo un corso serale di come fare bene lo sempre, youtuber. Sempre, tutte esatto. Le sere, alle 18. Se qualcuno vuole partecipare può prenotarsi, iscriversi. Costa 650 milioni di euro. Infatti Alex si è indebitato poco. Sì, è una cosa modesta comunque. Però non hai rispettato la regola. Adesso, da adesso in poi, fai bene. Via. Allora, adesso vado a fare i capelli a tua testa. Due cose importanti. Non mi dai importanza. Oh, mannaggia te. Un attimo che sto arrivando. Due secondi mi devi... Niente, io ho sfondato la testa. Niente. Ho rotto tutte le cose. Cosa hai fatto? Niente, dai niente, perché niente. Sei un danno? Ma poi, ma che... trovo il laccio. Non capisco più. Scusa, chi è questo qua? Perché io non so. No, io non come sono. No? No, no. È uguale identico. Non, mettiti non, di no. vicino. No, allora, senti, figlio dei fiori. Dunque, cioè, no, non sei. Non sono io sicuramente. Cioè, sarà qualcun è altro. È troppo largo, mi sa. Sarà tuo cugino dall'Irlanda. Non so. Mio fratello. Cugino?
Perché dall'Irlanda io non ce l'ho un cugino, purtroppo. Ma io non sono Alex, questa roba e qua chi non... è, scusa, no, non fatto? Lo so, sarà un impostore, non lo so. A me non piace, dobbiamo fare qualcosa. Non c'è salvazione, non c'è salvazione, Alex. Abbiamo perso, secondo me. Per forza, perché non c'è proprio modo di salvarlo. Non c'è questi lacci così. Ci sarebbe. Guarda, vedi, se io metto la mia mossa segreta, questa qui è l'unica cosa che ci può salvare, capito? Secondo me. Perché, vedi? Dà un'idea. Questa di... è la mossa segreta che dà l'importanza della sicurezza della nostra casa. Bravo, perché dà anche un'idea di apocalisse, capito? Quindi, secondo me, questa qui. Molti zombie. Molti zombie. Vedi? Da punti a favore. Punti bravo, a favore. Bravo. Tu sì che sei uno che si sa esprimere. Beh, se guardi gli zombie è carino. Se guardi la casa non è carino. È carina, bellissima. No, era capricciosa. Alex, mi hai deluso questa volta. Vedi che loro hanno fatto una cosa giusta però. Non bisogna dirglielo perché sennò prendono punti. Però se tu guardi loro hanno fatto la casa pari. Come la testa. E se io avessi fatto così mi sarebbe venuta meglio. Vedi, infatti hanno lasciato. Però l'hanno fatta asimmetrica. Nel senso che non conta. Esatto, nell'otto è asimmetrica. Però hanno fatto bene loro. Ma tu perché non me l'hai detto che abbiamo iniziato così? Ma non ci ho pensato di farla asimmetrica. Le cose asimmetriche mi stanno tipo l'orticaria, capito? Adesso infatti siamo tutti pruriginosi noi, che abbiamo fatto sto disastro. Cioè cosa? Non è asimmetrico. Io ho trovato un affare per pulire le finestre. Se vuoi, guarda. Quello possiamo... lo dobbiamo mettere. Ma non so se si può usare perché, dai, Alex, adesso. Cosa facciamo? Non lo so. Abbiamo fatto un disastro. Mettiamo un po' di sangue. Il sangue ci sta sempre. No, un po' di rosso qua là. Niente sangue. No, no. Qua serviva una cosa. Un'idea. Come si dice? Una cosa proprio geniale. Un miracolo. Un miracolo. E non ce l'abbiamo noi. Aspetta, sto provando a pulire. Zitto. Ma non funziona, non... Ah, secondo me è finto, Ma non serve a niente, allora, ma dai, ogni cosa è contro di noi! È finita, abbiamo perso! Facciamo? Abbiamo perso! Sai cosa potremmo fare? Proprio la cosa estrema. Salvezza? L'estrema salvezza. Esplodiamoci la casa. Lo stavo pensando anch'io, la stessa cosa. E diciamo che è stato un errore, Potrebbe essere un'idea. Guardano il video? Non lo guardano, cioè, perché dovrebbero guardarlo, dai? Cioè, speriamo. Questo tocco però all'interno ci sta un tanto, molto bello, Ho capito, Alex, ma fidati che non... Però l'esterno, diciamo che... perde molti punti. Molti punti, io volevo fare una cosa un po' irregolare qua, no? Come fosse una specie di cavo industriale. Però... cioè, Alex, abbiamo perso. No, rovini e basta! No, no, lascia, non toccarlo, perché fidati che... Distrae almeno. Esatto, distrae dallo schifo fuori. Poi sto zombie qua dentro, guarda no, un po'. No, perché è venuta così male? È colpa tua e poi continui. E poi sei stato un disastro. Dov'è? Tutto il video mi hai fatto fermare 50 volte per dirti Alex, Alex, volte? Devi parlare, Alex, descrivimi cosa stai facendo. Tu andavi avanti da solo. Vedi perché? No, io non voglio giocare più con te. Quando io faccio le costruzioni mi ci prendono. Ah, certo. Allora disattiviamo il cervello, scolleghiamo la bocca e pensiamo poi si vede quanto ti ci sei preso a farla, Visto, si vede, infatti, bello. Il lavoro che ho fatto la più schifo qua in tutte le altre, Terribile. Io non voglio più sentirti dire che sei bravo. Dobbiamo trovare un modo. Non c'è modo. Dobbiamo far finta che è bella. Quando ci presentiamo da loro, gli diciamo: oh, guardate che figata abbiamo fatto noi. È l'unico modo. Quindi preparati a mentire. Non fare schifo. Però, anche in buongiorno. Salve. Avete finito? Perché noi abbiamo finito, Noi abbiamo finito. Arrivato. Voi avete finito? Sì. Come avete finito? Dai, non è possibile. Anche oggi. Dai, no. No, è vero. Cioè, abbiamo finito anche ma noi. Ma poi borbotta, ma cosa c'hai? Io, ma te li figli. Ma perché ce l'hai con me? Ma se ti sto dicendo che stai a fare una cosa, ma cosa vuoi? Ma smetti di farlo e basta, no? Uscite, abbiamo finito, dai. Oh. Sì. Sì. Non ho finito. Dai, non è arriviamo. Ogni volta, ti metto un altro tronco che Feri oggi mi sembra bella solti. Dai, fuori. No, eccoci qua. Fuori, oh mio Dio, Feri ha dei problemi con il bocca. La bella sciassata. Sì. Bravo, avete fatto un bel lavoro anche voi. Va bene, allora quanta diciamo gente che c'è qua fuori. Facciamo un. Come si dice? Carino! Mi sa che c'ha bisogno di un paio di. Carino! Aspetta, troviamogliene un paio perché mi sa che non vedi bene. Anna! Non si vede! Vabbè. Aspetta, vieni qui prima. Ti volevo rubare il cartello, come l'ho detto. Ciao. Brava, che bella idea. Allora, noi abbiamo. Mettiamo le carte in tavola perché mi sembra che qua si è fatto uno schifo. No. Ma secondo me anche loro non è che sono in una barca migliore. Vabbè, anche tu hai ragione. Cosa stai cercando di intendere? Allora,
No, no. Allora, se parti così non dico niente. Se parti così mi sembra aggressiva. No, no, sentiamo cosa che già dire? Basta Feri che oggi è acida come lo yogurt scaduto. Beh, terribile Yomo. Oggi, tu sono mamma Yomo mia. Oggi sì, Yomo sì, oggi. Io, non tu. Va bene. Comunque, noi diciamo che non siete soddisfatti. No, no. Per niente. No. Io abbastanza in realtà. Di cosa? Della tua o della nostra? La tua non l'ho ancora vista, magari se ci fai. Ma scusa, puoi rispondermi quando io ti faccio la domanda e non la settimana prossima? Perché sinceramente sta cosa mi sta iniziando a far impazzire. Perché Alex è tutto il video che lo fa. No, quindi, non è vero. Non lo so, Anna, per favore, non almeno lo so, tu. Non lo so, cioè facci vedere prima la casa e poi giudichiamo se effettivamente non è all'altezza. Va bene, allora venite dentro, da fuori potete vedere, amica, insomma. Ma questo è un lion infetto, bah, cosa guarda, che non abbiamo mai visto. Se tu ce lo noi. Vedi un lion infetto, io sinceramente non ci vedo un lion infetto. Sei verde, c'hai cioè dei cartelli sì. con scritto open sulla faccia, ma... Però scusa, sì. ti sembra che ti mi assomiglia come forma? Perché a me sì, non... Sì, come no, sì. Ah, molto, no, sì. Vabbè. No, va bene, no. venite, dai, venite, venite, vi faccio vedere dentro. Certo che ci avete proprio dei problemi di cielo. Vicinato voi, Allora, fuori è pieno di infetti perché giustamente dovevamo rendere l'epidemia. E invece dentro ce n'è uno intrappolato in questa gabbia provvisoria, no? Poi ci sono dei set chimici per creare la cura o la malattia. Ah, scusa, le padelle? A seconda. Le padelle sono per tirarle in testa ad Alex perché mi fa arrabbiare. E infine c'è qui la culla di un baby zombie perché giustamente è anche... ci vogliono carino, anche loro, anche no? lui ha bisogno dei certo. suoi spazi. Venite, mi venite, vi faccio dei vedere. Dei spazi e dei cervelli. Bravo, il tuo se vado a mangiare da te rimane a digiuno. Poi comunque, non cresce. Va bene. Vediamo la vostra. Allora, sì. questa qui è spina bella. Infetta. Come vedi è stata sì. mozzicata da uno zombie. Mannaggia, ed è guarda. Uscito un po' di cervellotto. Tutto quello che c'era, perché anche qui anche... non è che c'è d'abbondanza. Comunque, sì, di. No, no, scusami. Feri e solti. Ma non si dice. Feri, ma guarda, sei di un'acidità. Porca miseria, ma cosa sei? Ma hai appena offeso, ma appena pazzesco. Detto che non ho cervello. Ho capito, ma l'ho detto a te, non a Feri. Non ho capito cosa vuole. Vabbè, stavo per dire anche che mi ha mozzicato l'orecchio. Ma pazienza. Ok, era importante. Come puoi vedere, entrando, sì, entriamo. Qui abbiamo sì. la classica situazione dell'apocalisse. Vedi, una tutto casa rotto. Abbandonata, tutta scarrupata okay. e sfasciata sì. e con dentro? Degli zombie all'interno. Ma uh-huh. dentro c'è un bunker sicuro in cui le persone Alex, si possono salvare. Te l'ho detto, non ci entra neanche Lion. Lei può? Alex perché ha rotto il bocca a porto. No, che problema Alex hai rotto il bocca a porto. Era l'unica soluzione al problema. Stirpe ecco. del male sei. Ecco, colpa io. Solo io potevo scendere. Ma non lo so, forse perché l'ha piazzato te. Chi può aprirlo. Ah, quindi questo praticamente sarebbe un bunker antirischio sì, biologico, un bunker, no? Vedi, c'è la televisione, c'è un letto a castello, questo è bello però, delle scorte di patate e carote, un estintore da dare in testa quando scendono ad Alex, zombie. Ad Alex quello. Bello comunque, se è sai. Se uno zombie anche a lui. Cioè mancano, no, non ci sono anche le brandine. Oh, ci allora. Sono tutte le cose che servono. Vedi? L'esterno qua fuori è un po' una cagata, però sotto il bunker è veramente bello, è molto bello. Anche per quanto riguarda l'esterno, vedi Alex, loro hanno fatto più simile. Invece quello lì non sono io, quindi vergogna. Ma lo sai qual è il trucco, il barbatrucco qua? Sì, lo so, però... ecco, allora... niente, però è colpa qual è tua, il barbatrucco? Perché voi capito. Avete fatto la casa con la dimensione giusta, qua tre blocchi e dall'altra ne avete lasciate due. Invece noi abbiamo lasciato due blocchi da ogni lato. Però Alex, quando si è reso conto che c'era questo inghippo, siccome è una barbabietola, non è che ha detto niente, strambo. Ha continuato a costruire perché tanto veniva bene lo stesso, no? Perché lui è sì, uno ci ho pensato, ci ho sperato, alla grande. È andato avanti. Quando sei stato pazienza, infettato, no? ti hanno schiacciato. Mi hanno schiacciato, lo zombie mi ha messo un piede in testa. Io vorrei fare una cosa, sì, un sì, accertamento, sì. no? Ma tu onestamente, se sì. io ti avessi detto di farla fare, l'avresti fatta? Sì, ovviamente. No, sì. non è vero. Tu sei andato avanti senza che io ti vedessi. Sei andato avanti da solo, nascosto. Io ti ho dovuto sgridare proprio perché sei andato avanti da solo. E quando non io ho vero. Guardato era già cosa fatta. Era cosa fatta ormai. Non c'era più modo di dire nulla perché lui aveva già finito. Ah, e aveva fatto metodo, male. Ma scusa, ma io sto ancora parlando con te. Ti sembra che io voglia ancora ma sapete avere qual un è dialogo? La cosa più importante? Che loro devono votare con delle emoji. No, io sono. La cosa più importante è che io sono arrabbiato con Alex. Cioè, meno male che se ne va in vacanza così per una settimana almeno. Ecco. Se ne liberiamo, si vive un po' in armonia, non lo so. Feri, anche tu vai in vacanza, dai, un pochetto. No, io no. No, non vai in vacanza. Purtroppo vedi? No. Mai ma una che gioia. State facendo? Vabbè, insomma, se volete votare lo la casa di Lion e Alex, va. Votate con le emoji di un panino. Sì. Se volete votare la eccola mia di Feri, là. Votate con una farfallina. Olè. Che è sempre molto carina. Molto carina, quindi... bene. Lion è out! Ciao! No, perché sei uscito? Stai lì, chiuditi, tappati, tappati! Scusa, scusa! Oh!